questa è una cosa molto importante. Vivere guardando il sole, ragazze, e vivere con la gente che mi guarda. Vedete, ci sono le persone, le macchine che mi guardano. Ma sono arrivato a un punto di follia estrema. Di vivere guardando il sole. Vivete guardando il sole, ragazze. Oggi è una mattina senza sole, tra altre cose, molto molto brutta, perché dovete sapere che io quando mi sveglio presto la mattina sono molto di cattivo umore e provo molta stima, invidia e veramente stima per le persone che si alzano presto la mattina. Veramente vi stimo con tutto il cuore, siete degli eroi per me, perché soprattutto d'inverno uscire dal letto. Vabbè, stanotte sono andata a dormire pure tardi, che sapete comunque lavoro sempre al computer, quindi sono andata a dormire tipo alle 4, mi sono svegliata presto, quindi ho dormito pochissimo. Vabbè, comunque ragazze, mi devo fare delle analisi, dei controlli, e quindi oggi giorno di prelievo del sangue che odio, e quindi tipo ho fatto tardi, tipo sto in macchina qua a temporeggiare perché fondamentalmente non ho le palle di... ancora non mi sono tolta la cintura perché vorrei ripartire e andarmene a casa. Però dopo mi regalerò una bella colazione, sti cavoli, la dieta, faccio il prelievo come i bimbi e dopo voglio la bella cosa, me la autoregalo. Evviva, evviva, evviva! Esami fatti, la liberazione dopo che hai fatto il prelievo è bellissima. Non sono svenuta, fortunatamente ho trovato una dottoressa qua molto brava che subito mi ha preso la vena, cioè le vene molto problematiche, lei è stata bravissima, mi ha bucato una volta, cosa per me strana perché di solito fanno 3.000 buchi, quindi bravissima. Ho pagato tanti soldi, perché non sono esente e pago, ho pagato tanti soldi. Vabbè, speriamo che insomma tutto a posto. E adesso meritata pizzetta. La cosa bella è che oggi avrei dovuto iniziare una dieta. Infatti, volevo pure chiedere questa cosa. Vi volevo chiedere, vi farebbe piacere se vi parlassi di questa mia nuova dieta? Devo fare qualche giorno di detox, dieta detox. E avevo pensato che vi potesse interessare qualcuna di voi. È una cosa che veramente ha tantissimi benefici per il corpo. Ho pensato di farvi un video, ma non lo inizierò oggi perché spero che il mio pettino stia guardando questo video, perché ho deciso di mentirgli spudoratamente e di mangiarmi una bella pizzetta post prelievo. E nel caso mi stia guardando, gli mando un bacio. Comunque no, vabbè. Pizzetta, voi cosa dite? Pizzetta? Sì, pizzetta. Dieta domani. Comunque fatemi sapere se volete che ve ne parli, se vi faccio un video, perché è veramente molto molto consigliata. Ragazzi, viva la dieta detox. È tornata la tua mammina, sì, è tornata la tua mamma, e la mammina tua è tornata. Sei contenta che è tornata mammina? Ragazzi, ditemi che anche voi fate questi vocini con i vostri cagnolini. È tornata la tua mammina è tornata. Mamma mia, quanti si fanno questo culetto? Sto culetto di mammina tua. Mammina è tornata, mammina è tornata, mammina è tornata. Madonna, quanti si fanno? Buonami. Ok, ma passeremo così un quarto d'ora a fare questo, a spulettare e poi ti ripeti, amore, mamma è tornata. Giochiamo, amore, giochiamo. Adesso sto facendo degli spaghetti integrali, ho fatto questo sughetto molto invitante con delle fette di tacchino, precisamente si chiamava sovraccoscia di tacchino magro. E in cui nel sughetto ho messo un po' di peperoncino, un po' di aglio e un po' di origano e ho preparato come contorni, aspettate che c'è l'ombra, dei peperoni e dei friarielli
E adesso quindi farò un bel pasto completo con carboidrati, proteine e tante verdure, un mare di verdure. Yummy! Io adoro i contorni. Praticamente vado a condire la pasta con il sughetto in cui ha cotto la carne. Qua ragazze, un po' di carne l'ho tagliuzzata a pezzettini dentro e un po' la mangerò dopo coi contorni. Ho aggiunto anche l'olio a crudo, un altro po' di origano e adesso buon appetito. Yummy! Ho messo questo bel fermaglino. Comunque ragazzi, è troppo troppo buono questo piatto che ho fatto. Spaghetti. Poi mi dite che mangio davanti alla videocamera. Però devo vedere che un messaggio positivo. Mangiate, mangiate ragazze. Allenatevi e mangiate. Cioè mi sono allenata, adesso devo mangiare. E speriamo che vada tutto nel culetto. You are the one thing in my way. Un problema coi piatti, sono sempre troppo piccoli. La serie Pupi combina guai. Guardate cosa ha combinato. Cos'hai fatto? No, è inutile. Cosa hai fatto? Cattiva. C'avevi il tuo giochino, non potevi giocare col tuo giochino. Stronza. Sei una stronzetta questo, sai? Guarda qua, guarda. Questo era un fermacapelli troppo carino, ragazzi. Guardate, l'ha spilato tutto, teneva il fiocchetto e adesso è tutto rotto. Da dove l'hai preso? Dalla mia borsa. Guarda, sei proprio una stronzetta, mamma. Me l'hai rotto. Uffa, cattiva sei. Non si fa. Come fate, ragazzi, a sgridare i vostri cani? Guarda, ormai sì, te lo do, giocaci, me l'hai distrutto. No, ma me l'ha detto la zia di romperlo perché era troppo brutto. La zia Nezzi ha detto rompilo perché fa schifo. Guarda com'era carino, mamma. Stronzetta, stronzetta, non si fa. Non ce la faccio proprio a sgridarti. Però sei stronzetta veramente perché mi piaceva. Guarda, uffa, cattiva. Mamma non ti vuole bene proprio più. E vabbè, ti perdono, mamma. Però questo te lo mangi. Gioca con il tuo giochino. Oh, ma no, oh, mamma mia. Magliettina che ho comprato, ma c'ho l'ansia, ogni volta faccio una magliettina, magliettina ho comprato da Tellywell, non so come si dice, comunque è troppo carina. Mi devo girare dei video, voglio girarmi dei video. Prima di tutto, buongiorno, so che senza il mio buongiorno non vi trovate, stamattina non vi ho dato il buongiorno perché il mio solito buongiorno sfavillante, per il semplice fatto che voi non lo sapete, ma a me, diciamo, mettono un po' d'ansia. Le analisi, i controlli, gli ospedali mettono un po' d'ansia perché comunque io anche quando ero piccola sono stata molto negli ospedali, ho avuto molte, molte cosine brutte, quindi mi mettono un po' d'ansia, non lo so, chi come me ha passato tempo negli ospedali, soprattutto da bambina, ti rimane, quando tu hai avuto qualche malattia da bambina, ti rimane questa cosa agli ospedali, proprio inconsciamente, io non sono una persona negativa, lo sapete, no? Però mi viene proprio una cosa di negatività quando so che devo andare a fare dei controlli, quando devo andare in ospedale, anche per sciocchezze. Così, quindi scusate se non vi ho dato il buongiorno, ma comunque è iniziato quest'oggi, venerdì 17, è iniziato proprio nel peggiore dei modi. Vabbè, comunque a parte questo, diciamo, cosa mia proprio in generale, per esempio, anche qualche anno fa, comunque ve l'ho detto che di Tailwell la maglia, non ci fate caso, sono un po' così sbadatta. Comunque vi devo girare due video, voglio girare due video troppo troppo carini. Là c'è l'acqua che mi ha portato mio padre, si è sempre santificato, Paquito. E niente, quindi vi stavo dicendo, in particolare mi è venuto in mente stamattina una degli ultimi interventi che ho avuto, che vabbè ero già grande, non ero piccolina, sono stata veramente tante volte io in ospedale, comunque uno degli ultimi è stato quando io mi sono operata al naso e non penso di aver mai detto questa cosa e comunque è stata un'esperienza veramente bruttissima, io cioè, ho una cella del dolore molto bassa, cioè, soffro tantissimo il dolore. E sto proprio male, veramente. Mi sono operata al naso non dal punto di vista estetico, però perché sennò non mi troverei con sto schifo di naso che fa schifo da tutti
i punti di vista, ma semplicemente mi sono operata al naso perché avevo problemi di respirazione, e anche adesso comunque, se vedete, ho sempre problemi, perché comunque infatti tante persone molto simpatiche nei commenti mi dicono: ah, ma tu perché parli col naso, perché c'è sempre questa voce nasale, perché così, perché ho un problema. Quindi la delicatezza delle persone è sempre una cosa che mi fa veramente meravigliare ogni volta. Eh sì, già quando ero piccolina mi sono operata le adenoidi, poi da grande praticamente avevo sempre questi problemi del naso, che non respiravo bene, naso otturato, comunque avevo sempre i muchi, insomma lo sto qua a dirvi. Comunque avevo praticamente il setto nasale deviato, in più mi hanno trovato dei polipetti, forse mi ricordo addirittura degli oggettini calcificati nel naso, che quando ero piccola forse l'avevo sniffato, non lo so. Comunque, però comunque non è che il mio problema si è risolto, è che comunque un po' sì, però ancora comunque c'è un problema, vabbè, lasciamo stare, il mio naso è un problema proprio. Comunque poi la cosa bella è che loro mi dissero che io in quell'occasione, in quell'intervento, avrei anche aggiustato dal punto di vista, cioè avrebbero fatto anche una rinoplastica, non so come si chiama, comunque per farmi un bel nasino alla francese. Quindi ero tutta contenta, e vai, almeno soffrirò però lo sto nasino. E no, ovviamente la solita sfigata, perché praticamente quando poi mi hanno operato hanno visto che praticamente l'intervento era troppo difficile, troppo lungo, e non ce l'hanno fatta anche a farlo dal punto di vista estetico. Quindi il problema un po' funzionale un po' l'ho risolto, i turbinati, adesso mi ricordo, comunque stavo proprio incasinata con sto naso, e poi mi sono svegliata, mi sono trovata sempre con sto nasone dall'anestesia, con sti cosi nel naso, praticamente ti mettono dei stantuffi, non so chi si è operato al naso lo sa, cioè avevo un naso tanto con sti stantuffi, non vi dico, sangue, pianti, la febbre a 40, comunque una cosa, un'esperienza bruttissima. E il naso alla fine era sempre brutto, perché loro dal punto di vista estetico non l'hanno potuto toccare, perché vi ho detto così. Quindi mi dissero: però puoi fare un altro intervento, diciamo fra 8 mesi fare un altro piccolo intervento dove te lo facciamo dal punto di vista estetico, così. Io dissi: ma state fuori, ma sti cavoli, perché sì, alla fine io rifiutai, proprio per farvi capire l'importanza a me del rifarsi il naso. Sì, alla fine non mi piace il mio naso, ma la paura di soffrire di nuovo, e no, dissi no, cioè se me lo facevano in quell'occasione ok, ma solita sfigata, non si è potuto fare. Quindi dissero: lo vuoi fare? Dissi no, quindi ho rifiutato di rifarmelo, e mi sono tenuta sana, perché ho sofferto troppo, veramente ho sofferto troppo, e quindi ho avuto un dolore veramente bestiale, che proprio per la paura del dolore ho detto no. E adesso forse un po' mi sono pentita, magari dico devo, però in quel momento veramente ho sofferto così tanto che ho detto no, il mio naso è bellissimo, no. Quindi così. Poi mettevo con le mani tipo sul naso, io quando ero più piccola, e mi immaginavo con queste mani sul naso, di avere poi un naso alla francese e vedere come mi stava. Dicevo: guarda come sono bella senza questo rasone, guardate, sono bella. Immaginate un naso alla francese, carciofo. Adesso mi registro i video, pensiamo alle cose serie, veramente non su questi problemi della vita, sti cavoli ragazze, siamo belle dentro, come beviamo acqua rocchetta, no, me lasciamo stare, belle dentro e nasone fuori. Dai, se siete nasone come me, mettete un pollice in su al mio video, facciamoci compagnia noi tra nasone. Adesso mi registro questi video e poi devo vestirmi, perché devo cambiarmi, devo mettere un bel vestitino e devo uscire con i miei amici. Che bella sta canzone, da un secolo non la sentivo. Adesso tutto è calmo e niente muove l'aria, mi lascio cullare dallo scroscio della pioggia. E ora che tutto taci, ma è dolce romantica, adoro. Mi abbandono, oggi mi sa che te ne resto tutto il giorno sottotono. Che fine hanno fatto il sottotono? Scusatemi se mi assento, ma oggi resto spento. E preferisco così, una bambina d'oro a fianco, mi abbracciami sì. Così stanco con te ogni giorno e domenica, ogni giorno faccio vacanza, e se solo potessi rinchiudere il cielo in una stanza per te, che sei tutto quello che ho, e ora che sei a fianco a me, ecco perché me ne sto tranquillo come domenica mattina quando mi sveglio,
a fianco c'è la mia bambina. Questa canzone mi fa quasi come domenica mattina, mi fa quasi venire voglia di avere un fidanzato, quasi però. O la chiami Carlita o... O niente. Dai, 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 avevo la spesa nella macchina e quindi e poi me ne sono uscita, praticamente è stato tutto questo tempo nella macchina, fortunatamente fa freddissimo, in modo devo sistemarmi pure la spesa, i miei soliti burger di pollo. Ormai faccio spesa in qualsiasi momento, se non mi trovate, se non mi trovi cercami in un sogno, cercami al supermercato, il tacchino, poi ho trovato i pomodori secchi che mi piacciono tantissimo, faccio la pasta, c'è un sacco di cose, il merluzzo che era congelato, quindi praticamente domani dovrò mangiarlo perché ormai si è scongelato e non posso ricongelarlo. Wow, sono furbissima. La tubia, poi questi qua che non li ho mai comprati perché compro sempre pesce fresco, però ho detto sai nell'emergenza, filetti di sgombro naturale, non sono morta com'è, spero che non siano proprio una schifezza. C'è questa che è un'insalata, questa insalatina, le carotine, cos'altro c'è? Dei funghi in barattolo, delle zucchine, sì, che sono la mia verdura preferita praticamente, altri burger di pollo, altro po' di petto di pollo che non si sa mai, dovesse mancare il pollo, altri pomodori secchi, un altro filetto di sgombro, il dentifricio, questo qua è la prima volta che lo vedo, via sbiancante, antica erboristeria, lo proveremo, altri funghi. Poi ho comprato il burro cacao, questo qua di Vivi Verde Coop, che secondo me è uno dei migliori, infatti ve ne ho parlato tanto tempo fa, veramente resta uno dei migliori ed è ottimo. Poi i pomodorini, poi questo qua è l'acqua di cocco che era altissimo, non lo compravo, mi è venuta voglia e l'ho preso. Poi i fagiolettini, qua sono quelli riciclati, e una mollettina e qua un altro pomodoro. Tra l'altro questi ne ho presi tre perché uno di questi pacchettini di pomodori se lo vorrevo dare a mia sorella, quindi adesso ve lo metto qua da parte perché a lei piacciono molto, cosa mi farò qualche ricettina, adesso metto a posto tutto questo. Guardate qua che ore è, le 4 di notte, ormai è 18 febbraio quindi è passato anche il giorno 17. Io sto tipo morendo, mio Dio, veramente sto morendo. Tornata tardissimo a casa, ho passato una serata veramente super divertente e bellissima e sono distrutta, quindi devo terminare comunque il montaggio del video perché sono molto molto brava. E c'ho la mia tisanina. Vi saluto subito perché sto morendo, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo video, un bacio, ciao! Momento musicale, yeah, karaoke con Carlita, dai! La mia canzone del momento è questa, c'ho proprio una fissa, l'ascolto ogni sera, ragazze, ogni sera, sono malata. Bellissima. Vanità, illusione, facile si attende al Dio migliore. Vanità, la illusione, che solo un atto imbroglio tu lo chiami amore. Ma parte che non ci tengo. La parte più bella è questa. Matta la gente. Si ama pure non si sente. Che si vince e si perde. Addio migliore. Vanità. Lei lo sa. Che sono un altro imbroglio e tu lo
matta la gente che si ama eppure non si sente, che si vince e si perde. Buonanotte!